Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Farmers Life. Come al solito io sono Morush, che vi dà il benvenuto in questo nuovissimo video. E siamo tornati col nostro Casimiro, non perdiamo tempo, diamogli subito una mano. Vi ricordo come al solito di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Faccio già fatica a parlare, a esprimermi, perché sto già immedesimando in Casimiro, quindi non perdiamo tempo, andiamo in game. Oh, ed eccoci in game. Allora amici, siamo qua esattamente là dove l'avevamo lasciato, cioè praticamente alla fiera di Zalesie, come diavolo si dice. Ora mi è venuto in mente una cosa: se andiamo a vedere nel nostro inventario, abbiamo sì il fucile, ma solo 5 colpi. Domanda: c'è qualcuno che ci vende i colpi del fucile? Tipo tu? No. Però ci vende una trappola. È meglio non salirci. Non abbiamo i soldi per prenderla, ma interessante la trappola. Ok. Lì c'è qualcun altro, guardate, c'è un contadino bloccato lì. Ma va bene, tu? Tu vendi solo attrezzi, mi sa, Colpi no, La canna da pesca lui vende. La falce, la lampada, roba interessante, ma non roba che ci interessa. Tu sei quello che mi ha picchiato. E poi, vabbè, lasciamo stare. Qua, nessuno, questo, venderà quelle cose lì. Infatti, vende anche i rottami, ma rottami, non possiamo prendere le cose che abbiamo in casa? Probabilmente sì. Cioè quelle che ci sono per terra nella nostra fattoria. Allora, facciamo affari. Tu cosa vendi? Tutte ste cose? Non mi interessa. Va bene. Andiamo da lui. Lui venderà la carne sicuramente. Infatti. E notate i pesci che ci sono. Buono sapersi. Tu vendi ovviamente animali. Vendi animali. E mangiatoia, trogolo. Mangiatoia e altre cose. Non c'è nessuno qua che... Sì, adesso bevi, bevi, consuma. Oh, non c'è nessuno qua che possibile che venda dei proiettili. Perché con 5 proiettili, cioè, hai voglia di cacciare. Tipo sto tizio qua. Poi possiamo parlare? Sì, parliamo. Sono impegnato, ci vediamo dopo, va bene. Ok, vabbè, niente da fare. Cioè, dobbiamo andare a caccia solo con quei proiettili, mi stai dicendo. Cioè, praticamente è un suicidio andare a caccia solo con quei proiettili. Allora, direi di andare dritti per di qua. Abbiamo le varie missioni, che sono Jay col giornale. Una bella pelliccia. Qua si parla di pellicce, scoiare animali, soprattutto, se non erro, volpe. Esatto. Ora, per completare questa missione, il problema qual è? A parte avere, non avere colpi, il problema è trovare gli animali. 5 colpi, cosa ce ne facciamo? Non lo so, però già trovare qualcuno qua non sarebbe poi male. Qua c'è della roba, però. Raccogli. Oh, attenzione, ci dà rottami, perfetto. Possiamo raccogliere i rottami in giro. Rottami che poi forse possiamo vendere. Qua segna che potremmo esplodere. Cioè possiamo esplodere un campo minato sostanzialmente. Ora se noi andiamo di qua, dove arriviamo? Qua verso la nostra fattoria. Io andrei un attimino più su a vedere se troviamo qualcosa da queste parti. Qualcosa c'è, guardate. Non è una volpe? Guarda, ci ha sentito mi sa. Mi sa che ci ha sentito, però avevamo già trovato qualcosa. Molto bene, molto bene. Questo cos'è? Raccogliamo, vediamo un po' cos'è. Cosa ci ha dato? Intanto ho raccolto anche delle ramaglie. Lamponi. E siamo già pieni, tra l'altro. Dolci come il miele, almeno in alcuni casi, possono essere usati per preparare un succo sano e delizioso. Molto bene, sta già diventando notte, quindi direi andiamo verso la nostra fattoria.
che è da questa parte qua, vediamo se troviamo qualcos'altro in giro. Comunque con la Z, vedete, abbiamo questa visione qua, ve l'ho fatto vedere anche nella scorsa puntata, dove possiamo raccogliere le cose di interesse o comunque vedere gli oggetti di interesse. Ma non sembrerebbe gli animali. E poi soprattutto siamo già pieni da far schifo. Veramente, bisogna tornare alla fattoria, dormire e magari provare anche quella che è... Oh, guardate qua, questi sono buoni, nel senso ci fanno comodo. Quella che è praticamente l'accetta che abbiamo preso nella scorsa puntata. Ma non è che saltiamo in aria da qualche parte. Questo non possiamo requisirlo. Però c'è, apri. Non posso aprirlo con... Ah, serve un grimaldello. Non posso aprirlo con il grimaldello. Forse ti serve il grimaldello. I cavoli, molto interessante questa cosa. Eccoci tornati a casa. Sì, Casimiro, adesso. Allora, prima cosa, beviamo. Oh, beviamo dal pozzo. Oh, là. Perfetto. Ora vorrei andare qua. Non si vede una ceppa. Qua galline non ne abbiamo. No, raccogli. Ora non c'è un granché da raccogliere. In realtà non c'è niente. Eppure qualche gallina forse c'era. Qua non c'è più niente. Ok, niente da fare. Qua zero. L'unica cosa che possiamo fare... Ah, ecco. È vedere. Sì, vedete? Possiamo raccogliere tutto questo. Adesso siamo ultra pesanti. Forse ci servirà per qualche crafting o per qualcosa o per rivenderli. Non lo so. In dispensa cosa abbiamo? Vabbè, abbiamo da mangiare questo in realtà. E comunque ci dà. In dispensa abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questa roba qua. Abbiamo qualcosa da mettere queste cose? Credo di sì. Qua, tipo. Direi di sì. Mettiamo via queste. Che pesano un ciofo, infatti mettiamo via questi. Ok, abbiamo già qualcosa. Anzi, prendiamo un attimo questi qua perché voglio vedere una cosa. Qua nella cucina avevamo visto, eccoli qua, qua. Getta qui legna da ardere. Questa è legna da ardere? Sì, perfetto, alla grande. Allora andiamo a dormire e no, che vodka e birra. Vai a dormire, Casimiro. Vai a dormire. Bene, allora, qua carne ce n'è in realtà. Quindi potremmo pensare. A parte che forse già ci diceva che qua l'inventario lo vede tutto. Quindi se noi ci mettiamo qua. Allora, con prepara ci sono tutte queste cose: carpa, persico, luciopecra, burro, pane tagliato a fette, nulla di che. Ma con cucina. Possiamo fare qualcosa perché qua, ad esempio, prosciutto cotto, focolare deve essere acceso. Proviamo ad accenderlo. Allora, accendiamo il fuoco e aggiungiamo combustibile. Ok, perfetto. Cuciniamo il prosciutto cotto e ci impiega 1 minuto, quindi bisogna aumentare qua. 1 minuto e 23, 1 minuto e 20. Perfetto. Bisogna solo aspettare che qua è pronto. Molto bene. Avrei voglia di una vodka. Sì. Adesso prepariamo qualcosa da mangiare. Chi è? Chi è? È il nostro Fido che fa casino. Questo qua intanto lo raccogliamo. Puliamo un po' la zona. Qua c'è della legna. Non so se viene considerata oppure no. Ma tant'è. Cerchiamo di andare a prendere le cose perché so che si bruciano. Qui stiamo molto attenti. Tipo qua abbiamo ancora 1 minuto. Ok, ci siamo quasi. Attenzione. Qua ci siamo qua, quasi, vediamo un po'. Ok, togliamo, perfetto, ce lo mette alla grande. Ok, possiamo spegnere il fuoco, a parte che ormai si è spento, molto bene. Allora andiamo qua, qua abbiamo una bottiglia completamente vuota, la mettiamo qua, ci liberiamo un po' dell'inventario, abbiamo qualcosa da mangiare qua. Sono le 7:51, perfetto. Altra cosa lì della cucina è il secchiello. Il secchiello, se vi ricordate, nella scorsa puntata l'avevamo trovato qua, ma adesso qua non c'è, ce n'è solo questo. Non c'è nient'altro. Qua c'è una gallina, ad esempio, ma la gallina, questa. Quasi morto di fame. Cosa devo fare per dargli da mangiare alla gallina, ad esempio? Oh, però mi ha fatto le uova, attenzione. Ok, molto bene. Beh, qualche uova ce l'abbiamo adesso. In realtà.
Di qua si esce di là. Mamma mia, che casino. Qua c'è ferraglia a gogo. Non ho idea di cosa può voler dire avere tanta ferraglia così, ma comunque questo cos'è? Il mangiare delle galline. Sto cercando di capire, perché qua bisogna un po' capire. Qua sicuramente ci andava la mucca. Qua c'era la nostra cavalla che si è persa, purtroppo. Qua altre cose, forse il maiale, ma non si sa. Qua chissà se sono piante da mangiare oppure no. Va bene, allora, l'obiettivo comunque è la caccia. Andiamo a cacciare a questo punto, assolutissimamente. Proviamo ad andare a cacciare e poi tagliamo un albero. Cioè, guardate dietro, siamo esattamente dietro, guardate. Dietro la nostra fattoria di Casimiro. Guardate qua che bordello che c'è. Ora, se capissimo... Mi sembra di vedere una cetta, ma non è così. Se capissimo come utilizzare tutte queste robe, non sarebbe male. È tutta cianfrusaglio, ho provato a prenderla, rottami. Per fortuna c'è chi li compra e riesce addirittura a guadagnarci qualche soldo. Forse dobbiamo raccoglierli e venderli. Questa potrebbe essere... Cioè, questo è quello che ci sta dicendo. Non so se possano essere utilizzati per altro. Attenzione, attenzione. Dunque, non è una volpe, ma comunque... Qualcosa di interessante è, quella dovrebbe essere la fattoria di Anna. E basta lamentarti. Possiamo togliere il lamento, possiamo toglierlo. Ora l'idea potrebbe essere quella di prenderlo. Visto che già non è ubriaco, è già un vantaggio. Non dobbiamo avvicinarci troppo. Proviamo, preso. Il problema è che corremo questo. E chi lo prende più? E chi lo prende più? E dove cavolo è finito? Sti cavoli, cioè... Ah, eccolo, forse è lui. No, non è lui. Ah, è lui invece. È lui! No, non l'ho preso! Già ci abbiamo pochi colpi. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni, stai fermo che non ti succede... No, carica! Stai fermo che non ti succede niente. Stai fermo che non ti succede niente. Ma l'avevo preso! Cavolo, già abbiamo consumato colpi inutilmente. Cioè, invincibile... Abbiamo finito i colpi, Cioè, adesso non so se abbiamo ancora un colpo. Cos'è? Un cinghiale? È apparso un cinghiale, amici. È apparso un cinghiale, guardate. È apparso un cinghiale, credo. È pazzesco. Ok, va bene. A parte il cinghiale che sta correndo anche lui. Perso il cerbiatto. Perso il maledetto cerbiatto. Cinghiale per... Perso? Dove cavolo è finito il cinghiale? Come ha fatto ad andarsene? Allora, bisogna capire come prendere... Eccolo lì il cerbiatto, attenzione. Cerbiatto. Però l'avevo preso adesso, e quanti colpi servono? Abbiamo ancora uno. Cioè, sembra un po' esagerato adesso, Cioè, ho sparato un sacco di colpi. Per prendere una preda. Va bene tutto, però... Mi sembra un po' esagerato, adesso non è che... Che cos'è? Una mitragliatrice deve sparargli col carro armato? Cioè... Sembra un po' strano. Però... Finito la cartuccia. Molto bene. Ok, allora, essendo che siamo vicino alla fattoria di Anna, io andrei a questo punto alla fattoria di Anna. Perché ci sblocca il viaggio rapido e magari troviamo qualcosa alla fattoria di Anna. Bisogna capire chi ci vende i colpi. I rottami possiamo venderli. Possiamo vendere anche probabilmente queste bacche. Queste qua. Questi lamponi, non bacche. Che troviamo in giro. Quindi possiamo fare un mercato anche così. Però sti cavoli, cioè... Bel problema. Probabilmente possiamo vendere anche la legna. Spero. Però devo capire chi ci vende i colpi, perché il problema è trovare i colpi da mettere nel fucile. Questo è il vero problema. Ecco qua la fattoria di Anna, direi di mangiare questo, assolutissimamente, altrimenti muore. E consumiamo due mele, molto bene. C'era qua anche un cervo, vabbè. Nuovo spostamento rapido, ottimo. E questa è Anna, vediamo un po' Anna. Facciamo affari. Allora, lei vende tutta sta roba. Oh, questa vende i semi. Semi di cavolo, di piselli, di cipolla. Questi qua. Questi. Ma non vende la zappa, il forcone. Ottima la zappa. Usala per lavorare a terra
È stancante e fastidioso, ma è sempre meglio che farlo a mani nude. Ok, ottimo per la storia dei semi. Guardate il cervo, maledetto il cervo. Cioè, mi avvicino, lui scappa. Dobbiamo capire chi vende colpi. Proviamo ad andare alla fattoria di Taddeo, che è qua vicino. Perché secondo me qualche fattoria deve vendere per forza i colpi. Eccoli maledetti, guardateli, sono là. Però è impossibile andarli a recuperare. Cioè, veramente sono velocissimi ed è impossibile andarli a recuperare. Se no gli tiravo un'accettata addosso, ma è praticamente impossibile prenderli così. E anche col fucile sembrerebbe. Ora, stiamo andando alla fattoria di Taddeo. Cerchiamo di arrivarci nel minor tempo possibile. Dovrebbe essere... Guardateli. Guardateli, maledetti. Guardate, ci prendono anche in giro, ci prendono i maledetti. Eccola qua la fattoria di Taddeo. Vediamo se ci sblocca... Però non ci ha sbloccato niente. Il viaggio rapido, niente, eh. Oh, vediamo qua. Tu, chi sei? Elena, facciamo affari. Allora, tu vendi il distillatore, buono. Vendi anche il secchio, buono anche questo. Lo zucchero, le mele. Poi vendi le patate, i mirtilli, i lamponi. Che li acquista per 8. Non male. Cioè, se io ti vendessi tutti i lamponi, faccio 116. Perfetto, alla grande. Il rottami invece li vende nel... Qua potremmo anche rubarlo, guardate. 87% di possibilità di rubarlo. Non so cosa possa succedere. Però è interessante che possiamo farlo. Ok, molto bene. C'è un'altra qua vicino. Sì, c'è la segheria. E forse a questo punto acquista le cose. Però, sti cavoli. Bel problema. Allora, io andrei verso... Senza spostamento rapido andrei verso la mia fattoria. Guardatelo! Ci prende in giro! Andrei verso la nostra fattoria, della fattoria di Casimiro, a raccogliere tutti i rottami e poi proviamo a venderli. Tanto sono qua vicino. Ecco qua un po' di rottami. Vai, raccogli. Il bello che pesano un fottio. Guardate, siamo già in overflow di peso. Mangiamo questo. Ok, adesso siamo a posto. Un rottame... Siamo già in overflow di peso, quindi in teoria basta andare qua col viaggio rapido. Viaggio rapido che ci fa fare solo se abbiamo il peso corretto. Ok, viaggio rapido, siamo già arrivati qui. E in teoria qua qualcuno ci potrebbe comprare... No, ma basta questo qua, ma non lo voglio. Con la bottiglia! Ruba! Sti cavoli! Quanto abbiamo fatto fuori, eh? Maledetto, guarda, ti rubo tutto. Ma ti rubo tutto, stavolta l'abbiamo fatto fuori. Allora, tu, facciamo affari, tu cosa vendi? No, non sei tu. Chi è che vende i rottami? Tu vendi i rottami, tu. Tu, cioè, compri i rottami? Tu compri i rottami, li acquisti a 30. Io te ne vendo tutti questi. E siamo a 266. Sti cavoli. Tanta roba. Molta roba. Ok, facciamo affari. Tu cosa vendi? Tu vendi le gallette, che adesso potrei comprarlo, potrei anche rubarla. Ma molto bello, spaccato la bottiglia in testa. Quindi, allora, facciamo così. Fattoria di Casimiro. Andiamo. Scarichiamo le cose che abbiamo in più. Controlliamo un attimo e direi di tirar su tutte queste cose qua. Li possiamo vendere recuperando dei soldi e... Purtroppo però sono soldi tra virgolette poco, cioè non sono soldi che possiamo rifare. Una volta venduti sono vendute le cose, quindi bisogna anche stare attenti a sta cosa. Questa lo teniamo per ora perché non vorrei che si sentisse male. Desiderio di bere alcolici altamente difficile da controllare può portare a condizioni altamente spiacevoli. Bisogna stare attenti a questa cosa qua. Questo ce lo mettiamo qua nell'inventario. Questo qua ce lo mettiamo qua. Però io vorrei capire dove, da chi comprare, soprattutto. Ah, piove? Bella la pioggia. Mamma mia, che pioggia. Da chi comprare? Questi qua sono qua così, perché devono star qua così. Questa è legna buona? Sì, ok. Vorrei capire da chi comprare però tutte le cartucce, i proiettili. Cioè, bisogna capire questo. Una volta che sappiamo questo, più o meno... Sappiamo girarci attorno al gioco. Ora, abbiamo quell'obiettivo lì e
E anche quello di tagliare i tronchi, perché se non erro, preparativi per l'inverno, la caccia è andata male, nel senso che non abbiamo più colpi. Non so se possiamo fare un arco o qualcosa, ma sicuramente gli alberi possiamo tagliarli. Quindi, aia, vediamo di tagliare magari un albero. Ciao, proviamo a tagliare questo albero qua. Ah, non posso tagliarlo senza il permesso del sindaco. Cioè, ma quindi cosa taglio? Gli alberi nella mia proprietà, mi stai dicendo? Questo lo taglia però, eh. Sì, questo lo taglia. Va bene, ok, grazie per aver tagliato questo qua. Però, scusa, quegli altri no? E perché questo sì, in base a che cosa? Perché nella mia proprietà? Sperando che non ca... si sta cadendo in testa, vai. Cade. Ok, adesso... ah, adesso va fatto fuori questi. Ok. Sono fuori tutti i rami. Molto bene. Sono altri rami, sì. È una sete pazzesca. Amico, tu hai una sete pazzesca. Dove è finito la... ah, eccolo qua. Ah, anche qua. Tu hai una sete pazzesca. Mi fa... attacca o solleva? Solleva. Ah, ok. Cavoli, pesa un botto. Sarebbe ora di mangiare qualcosa. Li butta di là della recinzione adesso. Sta già arrivando notte. Cioè, qua il giorno passa veramente in fretta. Sti cavoli. Buttiamolo qua. Molto bene. Andiamo qua. Colpi, colpi. Qui bisogna trovare i colpi. Bisogna fare un po' di soldi. Attacca ovviamente, dice attacca cosa? Attaccati a... che cosa lo attacco? Oh, che poi invece si può anche cioppare, guardate qua. Si cioppa. Si cioppa se lo si colpisce. La faccia del temporale. Si cioppa di brutto. Quanto dà? Mi sento comunque camminare sempre. Poi li tiriamo su. Molto bene. Ok, possiamo tornare. Dobbiamo mangiare qualcosa. Tra un po' il cibo sarà un problema, a meno che lo compriamo. Però bisogna capire. Potremmo comprare la vanga dei semi adesso che abbiamo un po' di soldi. Vediamo un po'. Ok, nuova giornata, piove ancora. Però va bene. Allora, ho notato nel mentre tornavo a casa questo qua, cioè spaccalegna. Sembrerebbe, sì, serve per fare i cioppi, i pezzi della legna. Quindi lo si mette lì e quando è verde si colpisce sostanzialmente. E questo non è andato a buon fine. Questo sì. Dai Casimiro, stai tranquillo, che qua bisogna lavorare bene. Bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Allora, l'idea potrebbe essere quella della zappa e dei semi. Adesso andiamo a controllare il campo. Quanti cavolo ne abbiamo di questi? Andava velocissimo, eh. Andando sempre... oh, là. Li ha fatti, ma li ha messi qua. Sembrerebbero aumentati. No, sempre gli stessi. 30. Dove cavolo li ha messi? Nell'inventario. Perfetto. Quindi se io li sposto qua, diventano 78. 78. Vediamo se qua... no, non dice niente. Però, in teoria, bisogna prepararci tutti questi legni qua. In teoria. Oh, guardate che belli fiori. Sono sbocciati. Sarebbe ora di mangiare qualcosa bene. Le galline qua... la gallina in realtà, mi pare che ce ne sia solo una, sta producendo qualcosa, molto bene, però bisogna fare soldi, soldi, soldi. Allora, vediamo di vendere sempre a lui questi, conferma, abbiamo 416 cocuzze, ora l'idea è di andare alla fattoria di Anna, andiamo lì, prendiamo la zappa. Oh, la fattoria di... ah, nel viaggio rapido vi faccio vedere che comunque il tempo passa, eh. Non è che non passa, passa. Ma poi possiamo rubargli le cose. Va bene. Allora, facciamo affari. Sì. Intanto mangio qua perché sennò sto morendo di fame. Mi dai una zappa. In teoria potremmo rubarlo, ma abbiamo poche possibilità. Ok, abbiamo 316. I conigli ne vanno matti, anche i cinghiali le mangiano. A me però piace soprattutto nella zuppa, insieme alla carne di coniglio di cinghiale. Nutriente, resistente ed esplosivo, insieme ai piselli, rallegra l'atmosfera di ogni casa. Il cavolo. Cipolla. Ok,
poi abbiamo semi, diciamoci la verità, chi ne mangia troppi fa tremare i vetri con le sue scoregge, però non sono mica fagioli quelli. Molto amati dai cavalli, anche le galline non la disdegnano, ogni mercante di animali è pronto a comprarla. L'avena. Ok, è un po' come un martello, puoi farci tantissime cose, puoi bollirla, arrostirla, friggerla, lanciarla e persino ridurla in poltiglie e farci un distillato, ma non è mangiabile cruda, proprio come il martello. Possiamo prenderne una di queste? Una, giusto per prenderla, e magari 4 carote, 6 carote. Ok, giusto per provare. Questa la zappa la mettiamo nell'inventario 3. Taci, taci, fammi fare a me, Casimiro, e andiamo qua. Ha fame, Casimiro ha fame. Cioè, ha nettamente fame. Oh, là. Torniamo qua. Allora, andiamo a mangiare qualcosa, perché nell'inventario non ho praticamente niente. Dobbiamo mangiare, sicuramente, altrimenti gli si abbassa la vita. Sti cavoli, è dura, è dura, è dura. Possiamo mangiare questo. Consuma. Ma gli dà qualcosa, gli dà, eh. Non tanto, ma qualcosa gli dà. Gli dà anche idratazione, quelle cose lì. Non male. Ora, qua, la zappa. Possiamo utilizzarla qua? Qua è dove avevamo il campo, se non erro, più o meno. O sbaglio? Devi prima falciare... Sti cavoli! Bisogna falciare anche le erbacce. E la falce forse la vendeva lei. Infatti qua lo fa fare. Ah, dove c'è, lo fa fare. Interessante questa cosa. Poi bisognerebbe falciare prima. E sti cavoli. Io direi di provare a rubarlo. Proviamo a rubarlo. Più uno. Non sembra essersene accorto. Adesso il 60%. 0, 44, 52, 60. Ok, uno gliel'abbiamo rubata. In realtà non costa... Oddio, costa un po'. Costa veramente. Sarebbe da... Vedete, adesso ho venduto altri po' di quelle cose lì. Perché? Perché la falce costa 300. Adesso andiamo da Anna. Lui ha fame, sti cavoli. Cavoli, prendiamo la falce subito. Facciamo affari, falce, là, abbiamo 96, torniamo a casa, Casimiro, ok, troppo, deve mangiare qualcosa il signor nostro Casimiro. Il problema è che con uno di carne cosa ci facciamo? Possiamo cuocere qualcos'altro? Andiamo a vedere, dobbiamo comprare anche il secchiello, perché io di secchielli non ne ho visti qui, e quindi è un bel problema. Allora andiamo a vedere qua, vediamo un po', riusciamo a fare qualcosina... Il brodo possiamo fare. Facciamo il brodo. Allora, accendiamo il fuoco. Ma questi fiammiferi sono maledetti. Accendi sto fuoco. Oh, aggiungi combustibile. Ok, cucina. Allora, pesce fritto non ce l'abbiamo. Carne fritta sì, potremmo fare una carne fritta. Ottimo. E sull'altro fornello potremmo fare... Le uova strapazzata. Ok, molto bene. Questo 31 minuti, questo 7 e qua siamo a 1.12. Perfetto. Dovremmo avere qualcosa da mangiare per ora. Ora togliamo questo appena è pronto, prima che si brucia. Molto bene. Eccole qua, uova strapazzate. Consuma. Ti dà qualcosina. Vabbè, non male. E tra 18 minuti queste. Non male anche questo. Andiamo a vedere cosa possiamo cucinare di altro. Caffè bollito, manca il caffè. Il tè caldo. Con la bottiglia di vodka. Oltre a mettere buon umore, cura alcuni disturbi e riscalda. Ce lo teniamo. Allora, la carne abbiamo visto che possiamo rubarla, ma è un bel problema. E bisogna trovare un qualcosa che possiamo sostanzialmente rifare. Cioè, avere, vendere in maniera tale che possiamo tenercelo. Come cosa, nel senso che possiamo continuare a rivenderla per avere più soldi. Ora, vediamo un po', io direi che qua è il terreno ideale per fare quello che dobbiamo fare, cioè per seminare. Via la falce, ah, ci dà l'erba, e ci facciamo dell'erba. Falciamo,
Falciamo. Falciamo. Maledetto lui che ha venduto tutto. Ok, falciamo ancora, falciamo. Falciamo. Non so cosa serva l'erba, ma adesso vediamo di capire, eh. Poi bisogna capire un po' tutto. Falciamo anche questo. Via, falciamo anche questo. Falci anche questo. Oh, là. Ok, prendiamo la zappa adesso. Siete pazzesca. No, va bene ancora. Cavoli, c'è proprio... è proprio la grezza grezza. Ok. Sì, va bene. Ok. Vai. Ok. Ora, a questo punto, questo usa, molla, distruggi. Come facciamo a piantare? Erba tagliata. Per qualche strano motivo le mucche e i cavalli la adorano. L'ho provata anch'io, ma preferisco venderla. Utilizzarla per il compostaggio. Non male. Ok, molto bene. Come facciamo? Usa. Eccolo. Usa qua. Sì, usa. Ah, l'ha usata. O no? Usa. Shift. Così. 1. Ok. No, nope. Non così. Tira di su. E che cavolo. Però ho piantato qualcosa. Non ho ancora capito come. Ah, così. Così. Dobbiamo prenderli in mano sostanzialmente. Ah, ne pianta due alla volta. Ok, la patata usa. No, non voglio. Voglio la patata. Patata. Dove è andata? L'ha piantata. Sì, adesso bevi, non ti preoccupare. Patata 48 ore, sì, ok. Carota 48 ore, perfetto. Qualcosa abbiamo piantato. Ora le carote le pianta 2 a 2. Va bene, allora, adesso vado a bere. Amici, per questa puntata è tutto. Andremo avanti da qua, mi raccomando, nei commenti. Aiutatemi, perché questo gioco è veramente duro, difficile. Bisogna iniziare a fare un bel po' di cose. E quindi mi raccomando, sotto quei commenti, sotto come mi piace, supportate questo video, questa serie, questo canale. Da Amorus è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti.